Cosa dire? Vorremmo ricordare, ricordiamo ancora chi oggi è qua presente e i genitori del caporal maggiore Gaspare Bruno. Vedo che c'è ancora il papà che è presente e dire che lo vogliamo ricordare qua con noi, ha sfilato con tutti quelli che sono già andati avanti, hanno sfilato, ma sfilerà per tutta la giornata. E vogliamo ricordare anche un altro caduto, era presente anche la vedova di Mauro Gigli, sottotenente del 31esimo Genio Guastatore, medaglia d'oro al valor militare, che è deceduto nel 2010 in un'operazione ISAF in Afghanistan. Un grazie a voi che siete qua con noi e portate nel cuore i vostri cari che stanno sfilando qui con gli Alpini d'Italia. Grazie, grazie, grazie. Altra sezione piemontese che sta arrivando ed è la sezione di Ceva. Ceva, fondata il 29 gennaio 1929, 17 gruppi, 550 soci. Il vessillo si fregia di due medaglie d'oro al caporal maggiore Ferrero Francesco e al tenente Ratto Benvenuto. Vessillo scortato dal suo presidente, ufficiali in armi e dal consiglio sezionale. Ricordiamo anche che la città di Ceva ha dato i natali a Giuseppe Lamberti, capitano presso la scuola militare alpina di Aosta, passato poi al battaglione Dronero e poi è stato anche comandante ad interim del battaglione sciatori Monte Cervino. E un ringraziamento va ai sindaci alpini che sono qui, che sfilano con gli alpini di Ceva, che ricordano anche i caduti del battaglione Ceva e sono qui, sono qua con noi, li ricordiamo sempre dalle penne nere, li vogliamo ricordare tutti, tutti, tutti coloro che sono andati avanti per garantirci la pace, ma anche coloro che sono andati avanti e li vogliamo che siano qui oggi a sfilare con noi alpini, con le sue sezioni, con i suoi gruppi.